E l'uomo in questa storia quando compare sulla Terra? La datazione della comparsa del primo ominide viene individuata dagli scienziati nel passaggio tra, diciamo, la scimmia e l'uomo a circa 4 milioni di anni fa, con l'esemplare di Australopithecus afarensis. Ovviamente tutti questi ominidi sono nati in Africa, quindi la nostra origine è assolutamente africana. Poi 2,5 milioni di anni fa abbiamo l'Australopithecus africanus, 2 milioni di anni fa abbiamo l'Australopithecus robustus, evolve fino a 2 milioni di anni quando compare l'Homo habilis. Viene chiamato habilis perché è in grado di produrre dei manufatti per cacciare, come delle asce, delle scuri, delle lance, delle punte di freccia, per cercare di, come dire, cacciare, fatte tutte naturalmente in selcio, quindi in pietra. Poi abbiamo 1,5 milioni di anni fa l'Homo erectus e 100,000 anni fa l'Homo sapiens Neanderthal. Infine, appena 40,000 anni fa, l'uomo come lo conosciamo noi, l'Homo sapiens sapiens. Ovviamente in questa evoluzione l'uomo non solo ha imparato a utilizzare gli utensili, ma ha anche cominciato ad avere un'anima, come dire, un pensiero, un sentimento, e quindi a produrre anche degli oggetti, come naturalmente oggetti artistici in terracotta, a cominciare a disegnare appunto nelle caverne dove viveva. Ma l'evoluzione dal punto di vista fisico cambia completamente, perché l'uomo prima era robusto, fisicamente muscoloso, con una testa molto, diciamo, grande, con una mandibola molto sviluppata, con dei denti aguzzi, perché doveva appunto mangiare le carni crude. Man mano che scopre il fuoco, che comincia a utilizzare l'intelligenza, naturalmente il suo corpo riduce la massa muscolare e aumenta la capacità cranica. L'uomo quindi è diventato padrone del mondo, è naturalmente al top della catena alimentare, ma non deve mai dimenticare la specie umana che la Terra è stata soggetta a enormi estinzioni di massa. 248 milioni di anni fa furono cancellati tutti gli animali prima dei dinosauri, e 65 milioni di anni fa, padroni incontrastati del pianeta per 200 milioni di anni, erano i dinosauri, anch'essi furono cancellati. Perché? Per eventi naturalmente non controllati, ma noi, l'uomo, con la sua intelligenza, sta producendo però impatti potentissimi, tant'è che l'epoca nella quale noi viviamo ha preso il nome di Antropocene. Dobbiamo stare molto attenti, perché il pianeta è molto fragile e delicato e l'estinzione è dietro l'angolo, e noi, anche se siamo, come dire, al top della catena alimentare, non possiamo e non dobbiamo essere i padroni di questo pianeta, dobbiamo rispettarlo per lasciarlo alle generazioni future. Questo è il messaggio che ci lancia e che ci lascia l'evoluzione dell'uomo. Non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si può.